nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Bentrovati in Correre per Sport, un programma ideato dalla WISP. Alberico, ben rivisto, ben trovato. Ben ritrovato, caro capitano. Anche se a fine settimana tutti ti aspettavano a Banzi. E invece ero a letto con l'influenza. In molti, ecco, arriva Alberico. Ho detto, ma se non lo so io se vi è... Che... Esatto, mi dispiace perché avevo anche altri impegni a cavallo tra il sabato e la domenica, invece è andata così. Anche le querce cadono? Hai voglia. Banzi di Paolo Maurizio, bellissima edizione, devo di dire. Paolo Maurizio ancora una volta è riuscito a stupire e a salire sul podio. Una bellissima gara di cui tu ci hai sempre parlato, è diventata anche quella una manifestazione WISP, un'altra ce ne sarà in questo fine settimana nelle Marche. Ah, precisamente Serra dei Conti. Andiamo a presentare i nostri ospiti, oggi in veste di esperto, anche se noi lo conosciamo Alberico più come atleta perché lo incontriamo sempre sulle nostre strade. Francesco Di Clemente, buonasera, ben arrivato. Buonasera, grazie. Come oggi come fisioterapista. Sì. Grazie dell'opportunità. Ci mancherebbe, grazie a te della presenza. Torna a trovarci Tullio della Nebbia. Anche se siamo in estate, ma la mattina se ci svegliamo presto un po' di lo incontriamo, Tullio. Ci sta Tullio che viene a parlarci della seconda edizione della gara della podistica di Cristo Re. Al Riccio di Ortona. Accanto un giovanissimo ex atleta, appena ventenne, già ex atleta, Francesco Di Renzo, buonasera, ben arrivato anche a te. Grazie. Ex atleta, sai Alberico. Ma a 21 anni non si è né ex né pre, ormai è entrato in questo contenitore, secondo me non ne uscirà siccome è un bel ragazzo, sicuramente le donne. ma il ragazzo bello e atletico ha un fascino più. Ancora di più. Tullio mi ha detto che è aspirante gigolò, staremo a vedere. Alberico, ma che cos'è? Avete fatto a Gamberale? Che cosa avete? Ho scoperto, ho capito, c'è qualcosa? Gamberale è caratterizzata per l'arrivo, perché come tu sai c'è un arrivo di quelli impossibili ma nello stesso tempo affascinante. Allora, Castello Piazza, l'abbiamo chiamato così il sondaggio. Chiediamo magari alla regia di lanciare il promo che abbiamo fatto. Claudio, sul sito. Se ci sei. E in pratica noi andremo a fare l'arrivo in base a quello che voi farete. Mandate un messaggio al numero telefonico che trovate sul nostro sito, scrivete semplicemente castello o piazza e alla fine chi l'avrà vinta arriverà al castello o alla piazza. Devo dire che il castello ha il suo fascino. Beh, sicuramente sì, anche perché una volta arrivati su in cima, poi quest'anno ci si arriva anche di mattina, probabilmente sarà ancora più bello perché sarà ancora più soleggiato solito. Il 14, ricordiamo, 14 il giorno 14, passando per il giorno 9 per Villa Santa Maria, un'altra bellissima gara, anche lì mi sembra che sia la sesta edizione. Esatto. E poi il 24 concludiamo il mese di agosto con la gara di Crecchio, dove veramente tantissima gente viene a partecipare. Ebbene sì. Credo che anche Francesco conosca bene queste gare.
Peccato che quest'anno a Ripa non ci sia la gara, no. Ma tornerà sicuramente, sì. Perché ci auguriamo avete fatto l'anno scorso un'edizione fantastica. Ci auguriamo di riproporla per il prossimo anno. Abbiamo qualche problema di troppo quest'anno. Ma... sì, si erano affollati un po' di impegni. Certo. E devo dire che oggi casca proprio a fagiolo, perché grazie, diciamo, a una defiance di Ripa sei arrivato proprio Cristo Re che ha... a suo tempo preso questa data comodissima dell'8 luglio. Andiamo allora, come esperto, come atleta lo conosciamo, un po' meno forse. Sono veramente contento che ci sia Francesco oggi, perché diciamo che abbiamo in realtà preparato del materiale. In tanti mi parlano dello strappo muscolare, del problema più annoso secondo me del momento. Oggi con Francesco tra l'altro Albico proprio quest'anno ha aperto uno studio proprio a Riva Teatina. Certo. E come si chiama lo studio? Hermes. Studio di fisioterapia Hermes. Prego. Allora, prima di andare nello studio andiamo, sì, a capire che cos'è lo strappo muscolare, sì, ma soprattutto Francesco, qual è la differenza tra lo strappo e lo stiramento? Perché esatto, normalmente chi ha uno strappo muscolare non riesce sicuramente a correre. Esatto. E in effetti la prima cosa importante da sottolineare è che le lesioni muscolari in genere riguardano il 30% di tutti gli infortuni in ambito sportivo. Quindi è una, diciamo, una percentuale importante per ciò che concerne appunto gli infortuni. Qui abbiamo una classificazione, sì, preparata che va in, sì, base proprio alla gravità del problema. Sì, diciamo che questa è una tabella che riassume la classificazione tipica in uso e che distingue appunto gli infortuni muscolari anche in base alla gravità. Quindi abbiamo una prima suddivisione che è quella della contrattura, poi abbiamo lo stiramento o elongazione muscolare, la distrazione e lo strappo. Perché quando io dico a tante persone se hai uno strappo non, sì, puoi correre? Sì, perché uno strappo muscolare non è altro che una lesione del tessuto muscolare per una percentuale superiore al 50% delle proprie fibre. Quindi una lesione muscolare che interessi una superficie maggiore del 50% di fibre è un'evenienza importante che può arrivare fino alla rottura completa del muscolo. Lo strappo è sempre seguito poi da un ematoma? Sempre, sì. Lo stravaso ematico dalla distrazione allo strappo è sempre presente. No, perché spesse volte vi dico, sentiamo, ho avuto uno strappo. Sì. In realtà si abusa di questa parola, esatto, ecco. Esatto, però non ci dicono dove l'hanno avuto. Oltre alle lesioni muscolari però, sì, possono esserci anche delle alterazioni di struttura. Esatto, esatto. E la prima... qual è la differenza, esatto, e che cos'è un'alterazione di, allora, struttura? Una contrattura muscolare per esempio, che credo un po' tutti noi che facciamo sport abbiamo avuto modo di provarla, di sentirla, è appunto il primo livello di gravità. Quando avviene questo? Se io faccio uno sforzo importante a livello sportivo, e lì parliamo già di lesioni. Se ritorniamo alla slide precedente possiamo, ecco appunto, grazie, distinguere la contrattura muscolare e lo stiramento fanno parte di ciò che riguarda le alterazioni di struttura del muscolo, quindi interessano la capacità contrattile del muscolo. Il muscolo ha una fibra appunto capace di contrarsi e di rilasciarsi. In presenza di contrattura o di stiramento questa funzione viene alterata, ma non c'è una lesione del tessuto muscolare. Quindi il muscolo rimane comunque integro, rimane anche integro, se il suo funzionamento, esatto, è alterato. Perfettamente. Quindi c'è un'alterazione solo di funzione. Quindi per esempio su una contrattura noi abbiamo un muscolo che rimane appunto contratto, quindi come se fosse indurito al lavoro. Ovviamente questo da un lato consuma molta energia e dall'altro non consente una corretta ossigenazione della zona, quindi c'è un dolore che in genere un dolore generalizzato, non grave, e che non impedisce comunque la funzione muscolare. Possiamo dire, Francesco, che nel momento in cui restiamo tra le alterazioni, sì, di struttura riusciamo ancora a correre? Poi si riesce probabilmente... a correre, si riesce anche a concludere eventualmente una gara o un allenamento se questo accade durante un evento di questo tipo. Però sicuramente è un qualcosa che ci dice, è un campanello d'allarme, perché ci dice che il muscolo in realtà ha subito un, non dico un danno a livello anatomico, ma a livello funzionale sicuramente.
Invece, andando alle lesioni muscolari, che sì, è la slide successiva, eccola, esatto, qui. Le lesioni muscolari possono essere classicamente divise in tre tipi, quindi abbiamo un primo tipo, un secondo tipo e un terzo tipo, e la differenza è semplicemente relativa al numero di fibre che si lesionano nell'evento traumatico. Quindi nel primo caso abbiamo un numero di fibre molto molto piccolo che si lesiona e molto spesso non c'è stravaso ematico o ematoma successivo. Nel secondo caso siamo di fronte a quella che si chiama distrazione muscolare. Ecco, questo è anche un altro termine utilizzato, non ben individuato. Perché la distrazione muscolare è una vera e propria lesione del tessuto muscolare per una totalità inferiore al 50% di fibre, quindi è una lesione che interessa meno della metà del muscolo. Ci può essere versamento nel caso di distrazione? C'è sempre un versamento. Okay. Questo versamento poi, a seconda dell'evento traumatico distrattivo, può essere o meno visibile. Quindi a seconda di dove, se è più profondo o meno profondo tra le fasce muscolari oppure in superficie, può essere visibile o meno. Posso correre nel caso della distrazione di primo o secondo grado? No. Nel senso che non riesco o nel senso che è molto complesso correre anche in un primo grado, nel secondo sicuramente non è possibile. Bene, ovviamente fisioterapista a tutto tondo, non solo per gli atleti, ma invitiamo gli atleti a prendere nota, anche perché ti fai vedere tutte le domeniche e non tutti ci vediamo. Sanno, esatto, da adesso, esatto, anche gli atleti sanno, e poi essendo della stessa, vivendo la stessa passione, sì, con qualcuno abbiamo già avuto modo di un consiglio in più, esatto. sicuramente la pena. Devo dire che sono arrivato a Francesco proprio perché sono arrivati degli ottimi report sulla sua troppo attività buono, e allora troppo automaticamente buono. Lo abbiamo dovuto coinvolgere. Tullio, ci siamo allora domenica pomeriggio sarà la seconda, forse edizione. Siete fortunati perché il tempo sia bellissimo. Ah. No, così non c'è tanta gente sulla spiaggia. No, saranno persone che vigileranno in merito. Quindi questa è la seconda edizione e quest'anno ha una sua particolarità, perché si svolgerà per metà percorso, è un circuito, metà del quale si percorrerà lungo la Battigia, di fronte agli alberghi, agli stabilimenti, e l'altra metà su strada asfaltata, diciamo, e quindi il percorso è di 3 chilometri, e per gli agonisti verrà ripetuto 3 volte, e quindi sarà molto più corta quest'anno, quindi, sì, quest'anno sarà 9 chilometri. 9 chilometri la competitiva, mentre per gli amatori, per i ragazzi, sarà un solo giro, un solo circuito, quindi Fatto bene a mettere una bellissima immagine della spiaggia di Lido Riccio. Noi vogliamo valorizzare, far ammirare a tutti i podisti. Noi invitiamo i podisti dell'Abruzzo a partecipare a questa manifestazione, perché vogliamo far conoscere un lato bello della nostra spiaggia, del nostro sito. Tra l'altro, con voi, Tullio, c'è stato anche un bel coinvolgimento anche delle strutture alberghiere, Federalberghi. Devo dire che avete fatto una bella operazione. Già sono, a anche sono 50 punti del Corriere d'Abruzzo. Si sono quindi interessati alla manifestazione, certo, e hanno aderito, e quindi dopo la gara le strutture alberghiere, i ristoranti. Che poi, Francesco, non è solo gara quel giorno, ma ci sono tante iniziative. Sì, fino a notte fonda. Ti interessa di più della gara, Vuoi scommettere che sai il programma dopo gara? Ci sarà anche la notte bianca, Francesco, perché ho sentito parlare di notte bianca. Sì, perché la manifestazione non finisce con la gara, quindi avrà un seguito nella serata, con la partecipazione di eventi, di organizzazione da parte degli albergatori, e quindi ognuno preparerà, attrezzerà in modo tale la serata per favorire poi la manifestazione. Potremmo dire che la serata inizia dal pacco gara, caro Tullio. Sì, pacco gara. Parliamone. Perché? Cosa c'è sto pacco gara? Pacco gara consiste in un pasta... Una cena, poi c'è un ristorante che offre un pasto ai partecipanti, ai corridori,
Però Tullio, forse per il futuro, visto che parliamo di località attrattiva, turistica, sì, investire per il futuro, chissà, forse sarebbe meglio fatta a inizio maggio, non so, in primavera, così gli albergatori sono più disponibili. Più disponibili, e poi meno impegnati. Meno impegnati, e facciamo conoscere ancora meglio la location, per far sì che poi un domani uno possa tornarci in vacanza. Sì. Perché è il momento in cui c'è maggiore affluenza nella zona. Beh, quindi diciamo, è anche un po' il momento di festa però della parrocchia Cristo Re. Sì. La festa parrocchiale si svolge il 27 di luglio e quest'anno per motivi organizzativi abbiamo anticipato. Avete spostato addirittura la festa? No, la festa avete anticipato la manifestazione, la festa rimane sempre il 27. Per i partecipanti alla gara sarà disponibile una zona verde intorno alla parrocchia per parcheggiare. Quindi avranno una zona per il parcheggio delle loro auto e un servizio bus navetta che li porterà dalla parrocchia, dalla zona parrocchiale, alla partenza. Cioè vicina. Sì, che poi è anche relativamente vicino. Per sì, uno relativamente che corre, vicino, sì. Per uno che corre, ecco, sì. Forse, è un riscaldamento. Forse per gli accompagnatori, ma per uno che corre, quanti saranno? 2 chilometri? Ma no, ma neanche. No, sarà appena 1 chilometro. Francesco. Sì, ma pure Francesco che ormai è un ex atleta, anche lui riuscirebbe a farsi i 2 chilometri, scarsi 2 chilometri dalla parrocchia per arrivare fin giù al Lido. Francesco, tu ci hai provato a correre, sì, nel passato? No. Neanche ti sfiora lontanamente? No, eh? Ah, ma chissà, quando avrai 40 anni. Lo trovo faticoso. Ma che sport hai fatto allora? Io pensavo tu fossi un ex podista. No. Io non ho fatto nessuno sport. Ah, quindi non è un ex, è un futuro. È un po' dista, nel senso che dista dallo sport. Da piccolo facevo sport. Francesco, dai, vabbè, Francesco, prima o poi, dai. Che no. Fai di bello adesso? Adesso aiuto i miei nell'azienda di famiglia che abbiamo. Ma possiamo dire che... Eh? Possiamo dire che fai come azienda di famiglia, così casomai domenica... Viticoltore. Viticoltore. Domenica sera tutti quanti assaggiano un po'. Dici dove stai, alberico, no? Ci saranno diverse bottiglie di vino. La zona è foriera proprio di buon vino. Alta vocazione proprio di uva e di vino. Abbiamo fatto pure la corsa certo, sulle strade del vino. Del vino. Successone. Grande manifestazione, poi a pochissimi chilometri, Villa San Tommaso in linea d'aria. Sì, è vicinissimo. È vicinissimo. Sempre Ortona, Ortona sì. Molto attiva nel mondo sportivo. Sì. A proposito di Ortona, la gara che si fa ad Ortona a fine agosto è stata posticipata poi al mese di settembre, riterremo informati. Perfetto. Del 26 agosto. Sì, è una data che si è liberata anche quella. Se ne libera di gara per far sì che poi gli altri ci si possano inserire. Devo dire che nel circuito WISP abbiamo una fila, quindi man mano che quando si vengono ad appurare queste notizie. Ho visto sul sito nuove gare che escono, torna la gara Scafa il 29 settembre. Una gara a Torricella Peligna che era stata paventata, invece è stata confermata per il primo di settembre. Primo settembre. Un'altra gara che si è liberata che da un sabato. A proposito di tutte queste gare, ma quella gara strana e particolare che è stata fatta l'anno scorso a Villa Santa Maria di Spoltore, vicino a casa mia, si rifà? Quella gara è stata fissata il giorno 29 di settembre. Lo stesso giorno di scala? No, il giorno dopo. Il giorno dopo, esatto, si farà il giorno successivo, era fissata nei primi di settembre, poi c'erano delle concomitanze per cui si hai detto il primo settembre, siccome l'anno scorso era proprio... Era proprio il primo settembre, esatto. Ma per evitare una vecchia concomitanza si è stata spostata, poi la concomitanza è stata spostata pure. E quindi abbiamo approfittato anche del primo. Teneteci d'occhio per capire qualcosa di meglio. Bisogna seguire sempre il sito, non solo per la sgamberalata. Andando avanti. Torniamo con il nostro... podista Francesco, podista. Ma oggi come fisioterapista. Francesco, hai portato una serie di slide che ci hanno reso un po' più chiaro diciamo il nostro discorso, ma c'è una slide che ci fa capire veramente l'abuso diciamo della parola strappo a che cosa tenderebbe veramente a vedere. Quindi chiedo proprio a Claudio di andare sulla slide della foto perché capiamo di che cosa si tratta effettivamente. Eccola qui.
Quindi qui abbiamo una raffigurazione di quella che può essere una distrazione o uno strappo muscolare, perché in questo caso poco cambia come esito, e a destra invece abbiamo proprio quello che è un ematoma importante, e in seguito appunto a una lesione proprio di quel tratto indicato nella figura. Quindi dentro il muscolo si è spezzato, sì, come esatto, vediamo a esatto, sinistra. Perfettamente, è una vera e propria lesione. E cioè, quando si parla di strappo, è un vero e proprio. Quanto tempo ci vuole all'incirca, sia per rimarginarsi, ma anche per la. Allora, immagino una donna con un. Allora, il riassorbimento dell'ematoma in genere non è velocissimo, dipende poi dalla sede, perché l'ematoma tende a scendere in basso, quindi per forza di gravità tende proprio a scivolare giù, e quindi a volte troviamo proprio in quella sede indicata lì un ematoma quando magari la lesione è più alta, quindi l'ematoma è scivolato giù e poi si ferma nelle zone dove trova possibilità. Francesco, ma una lesione del genere, che è una vera e propria ferita, sì, è anche esatto, dolorosa, esatto, voglio dire, se una persona prende uno strappo ha una sintomatologia, allora, importante. Sì, nel momento stesso in cui si accusa lo strappo, la sensazione è quella di aver ricevuto un colpo. E quindi proprio letteralmente un colpo, una bastonata, infatti è improvvisa, quello non è improvvisa, un dolore. È improvvisa, perché lo strappo è un superamento di soglia del lavoro muscolare e ti devi fermare. No, tassativamente ti fermi. No, no, lo sto dicendo perché qualcuno che mi ascolta quando vado, sì, a fare lo speaker e viene, cioè, oggi sono andato male, ho avuto uno strappo, sì, ma più, sì, di uno, più di uno ogni gara. Insomma, nella prossima ti metti accanto a me. Guarda, io l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi posso dirti che cadi, cioè non è che ti fermi. Perdi proprio l'uso. Esatto. Dice, ma oggi esatto, sei andato, non sei andato bene, ho avuto uno strappo. Sì, esatto, e poi magari corre per arrivare alla macchina. Sì, 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 no, ma il giorno dopo poi, no, ma pure il giorno dopo sta bene. A gareggiare. Esatto. No, l'ematoma che abbiamo visto in realtà non è l'unica, ma è una delle problematiche importanti in seguito a lesioni muscolari, perché il sangue tende a fibrotizzare e quindi a distanza di 10-12 giorni dalla lesione, invece di riassorbire per via naturale, praticamente tende a fare fibrosi all'interno della fascia muscolare. E questo, insieme al fatto che noi abbiamo avuto una vera e propria lesione del tessuto che causa una cicatrice, noi dobbiamo immaginare come se abbiamo un taglio sulla pelle, conseguentemente al taglio c'è una cicatrice. Questa cicatrice ha una caratteristica di scarsa elasticità e noi lo possiamo verificare quando appunto abbiamo un taglio visibile. Nel muscolo è la stessa identica cosa, quindi si crea una cicatrice assolutamente poco elastica su un tessuto muscolare che invece ha come caratteristica propria l'elasticità. E quanto può essere importante il lavoro svolto da un fisioterapista come riabilitazione, e che tempi ci sono per, esatto, cercare poi di rimettere a posto il muscolo? Esatto, diciamo che la tempistica nel caso di lesione muscolare non è mai una tempistica breve. Quindi noi abbiamo una prima parte immediata, i primi 7 giorni, in cui c'è proprio uno stop assoluto. Stop assoluto significa ghiaccio, bendaggio elastocompressivo, FANS, quindi antinfiammatori per i primi 3 giorni al bisogno, e basta. Quindi stampelle e assoluto divieto di carico. E successivamente, intorno ai 10-12 giorni, si può andare piano piano a tentare di rielasticizzare il muscolo, quindi andare a fare una sorta di stretching estremamente controllato, e i tempi per iniziare quello che è un recupero non prima delle 3 settimane. Quindi possiamo dire che non prima di 3 settimane si può tornare per poter iniziare a recuperare. Ecco, ecco. A recuperare. Allora c'è un classico test che si chiama il test delle scale, che semplicemente è un test che richiede di fare una rampa di scale a salire e scendere per capire se c'è dolore o no. Se non c'è dolore, a quel punto si può iniziare non a correre, ma si può iniziare la fase della rieducazione. Quindi il ritorno all'attività sportiva, nel caso di lesione da distrazione o strappo, può andare da un mese fino ai 4-5 mesi negli strappi importanti. Scusa, vai, vai. No, volevo concludere, sì, dicendo, il fisioterapista, sì, in questo caso Francesco, sì, Di Clemente, sì, è importante che ti segua fino alle 3 settimane o anche nella ripartenza? È fondamentale che ti segua prima e dopo,
perché inizialmente le terapie possono essere solamente quelle legate per esempio a un massaggio di sfioramento piuttosto che a una tecar terapia, a una termoterapia, mentre successivamente bisogna lavorare sul recupero proprio dell'elasticità muscolare, della forza e della propriocezione. A proposito di recupero, c'è differenza tra uno di 20 anni e uno di 60? Differenza, ma diciamo una differenza relativa. Ovviamente il ventenne tende a recuperare prima, ma dall'altra parte tende a esagerare, perché purtroppo nelle lesioni muscolari è proprio la ricaduta il danno più grande, perché un tessuto non elastico può tornare di nuovo a lesionarsi e poi ovviamente... Tornerò tra poco, 30 secondi, anche grazie. A parlare di te come atleta. Della nebbia allora, ci siamo Tullio, sì. Per iscriversi va bene anche il giorno della gara? Sì, si può iscrivere prima oppure fino a 10 minuti, al pericolo, 4 ore prima. Gianluca Lufra, cioè, come sì. Troviamo tutti come l'anno scorso. I riferimenti sì, sì. Dal volantino? Si può volantino. Iscrivere anche in serate. Diciamo, l'anno scorso, quanti ne eravate? Pare che sia stato raggiunto il numero di una ottantina. Beh, quest'anno almeno il doppio, se non il triplo. Secondo me sì, perché ho visto già movimentato sul sito il sì. Servizio iscrizioni e poi, come dicevi giustamente, ci sono 50 punti in palio. Cioè, questo quindi avete fatto veramente un'offerta incredibile. Favorirà l'afflusso dei podisti. Francesco, tu che farai quel giorno? Aiuterò nell'organizzazione di questa. Tu aiuti avanti. Sempre. Io aiuto. No. Nell'organizzazione generica. Generica, sì, sì. Quello che serve. Fare l'accompagnatore delle donne al punto partenza potrebbe essere un'idea. È vero, Tullio? Oppure l'intrattenitore serale. Perché fa serale. Anche. Fa intrattenitore? No, no. Ma perché avevo detto aspirante gigolo, non è che l'altro poi ci azzeccava. No, Ballerino, dai. Ballerino. Ballerino. Anche perché poi è prevista musica, sì, comunque sì. È previsto ballo. Di che cosa? Per tutti gli stabilimenti faranno sì che la serata sia piacevole anche da un punto di vista sonoro, quindi ci saranno. Beh, abbiamo detto musica. Bene allora che la corsa è solo la partenza di sì, quella sì. Giornata. Ci sarà senz'altro musica che lieterà tutta la serata, anzi tutta la nottata. Per recuperare, visto che abbiamo il fisioterapista, per recuperare lo sforzo poi musica e sì, quant'altro sì, ancora. Sì. A proposito, mai parlato di Serra dei Conti, significa che siccome da Pescara parte un pullman. Io parto per Serra dei Conti. Fare la 6 ore? No, la 6 ore no, farò la 42 e quindi sarà un bel sabato, poi la domenica ci tratterremo con Franco Draicchio, ha fatto tutte le sue iniziative possibili e immaginabili, saremo tanti abruzzesi. Un saluto a Franco che purtroppo non sono volentieri. Mai potuto andarlo a trovare prima o poi. Io ce l'ho fatta. Proprio i 30 secondi Francesco, per sì. Dire che la Runners Ripa è una sì. Bella realtà, soprattutto nel settore giovanile sì. Dove ci sono ragazzi sì, fantastici, a iniziare proprio dallo splendido Riccardo. Riccardo è il capofila. È il capofila dei ragazzini, capofila, come sì. Lo è Sara per esatto. Il settore degli adulti. Sì, è una società nata principalmente per i ragazzi, quindi lo Beh. Scopo è quello, portarli avanti e farli crescere. Fate benissimo, io conosco esatto. Società che esistono da 40 anni e non hanno mai avuto tra i propri tesserati un sì. Minorenne. E in via Roma troviamo lo studio di Francesco. Esatto, sempre a Ripa Teatina. Vediamo proprio, addirittura abbiamo anche uno spot pubblicitario. Ci mancherebbe, perché ci chiedono di Francesco cosa fa, cosa non fa, possiamo alla andarla grande. A trovare via Roma. Volentieri. Adesso vedrai Francesco quando ci sarai tu e io sarò a fare sì. Lo speaker e tu mi sarai vicino. Che non arriveranno più a dire bene, grazie, ringraziamo Claudio. Volevo aggiungere la manifestazione sportiva e a scopo benefico il ricavato per la manutenzione della chiesa e degli impianti sportivi che stanno intorno alla chiesa. È un'aggiunta che non basta. Quindi, grazie Tullio, grazie Francesco. Grazie Francesco. Grazie Tullio in mezzo ai due Francesco. Grazie. Bene, Enrico, diamo l'appuntamento alla settimana prossima. Sì. Forse abbiamo sforato, salutiamo Silvia e Claudio alla regia. Buona serata a tutti, alla prossima. Buonasera. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà.
was your best song ever. It was your best song ever. It was your best song ever.